Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei fare un po' di chiarezza sui software per DJ, ovvero il software che comanderà il vostro controller piuttosto che il vostro lettore. In tanti siete paranoiati dal fatto che, oddio, cosa uso? Recordbox? No, aspetta, Serato mi ha detto che è migliore. Però Virtual DJ, ma Virtual DJ non è per i principianti. Aspetta, Algorithm DJ è quello nuovo, il DJ Pro, l'engine di Denon. Fermi tutti, prendiamo un bel respiro e iniziamo questo piccolo video. Ma prima vi chiederei di metterci un bel like e iscrivervi al canale e accendere la campanella, così al prossimo video vi arriva direttamente la notifica e non dovete star lì a cercare come tutto il tempo. Pronti? Cominciamo! Allora, iniziamo col dire di fare un po' di chiarezza. Ci sono dei software che sono nativi del controller che acquistate e degli altri che sono un po' più liberi, ovvero ad esempio Traktor è nativo dei controller Traktor, quindi la S2, la S3, la S4, S8, tutto quello che è il mondo DJ di Traktor, i suoi controller, lo Z1, F1. È molto selettivo, non potrete usare un qualsiasi controller su Traktor perché la mappatura MIDI non vi funzionerà mai. D'altro lato c'è Recordbox, che è quello, diciamo, un po' più conosciuto di tutti, o meglio, una volta Traktor era il top perché è stato uno dei primi Traktor a diventare molto grosso. Attualmente diciamo che stanno un po' perdendo dei colpi, ma comunque sia parliamo di un software nativo che viaggia su controller nativi e non potrete usarci né le Hercules né le Newmark, nessuna di queste console. Per quanto riguarda parliamo magari di Serato, in tanti magari avrete sentito dire ma Serato è stato il primo di questi software. Vero, ma è nato come primo software per scratchare, quindi è molto sensibile nello scratch, è studiato proprio apposta per avere i controller scratch. Serato però ha la peculiarità che non ha un suo controller vero e proprio nativo, quindi potrete comprarvi una Pioneer compatibile con Serato, una Newmark compatibile con Serato e anche una Hercules compatibile con Serato e addirittura le Reloop, le Rain sono tutte compatibili con Serato, quindi diciamo che a livello di parterre di soluzioni controller Serato è quello che comunque ha la joint venture con tanti marchi e quindi vi dà la possibilità di comprare più o meno il controller che volete. È un software molto incentrato sullo scratch, per quanto possa fare tutto il resto, è una roba molto incentrata sullo scratch. Poi abbiamo Recordbox. Recordbox è un software nativo Pioneer, che è lo stesso identico software che andremo poi a trovare sui CDJ, quindi CDJ 2000, 2000 Nexus, Nexus 2, 3000. È lo stesso identico sistema a computer che troverete all'interno di un'equipe da discoteca, di un'equipe da club, di un'equipe di un service dove andrete a suonare. Anche qui è molto selettivo, quindi Recordbox accetta Recordbox, quindi controller Recordbox Pioneer. In realtà si possono usare molti controller perché dà la possibilità di mappare, di fare una mappatura MIDI e creare la nostra funzione come vogliamo. L'unica cosa che non vi funzionerà mai su un controller non Pioneer o comunque non compatibile Recordbox saranno le jog wheel, perché le jog dei controller sono fatte esclusivamente per come gestisce Recordbox le wheel. Ci sono sistemi per farle vedere, farle riconoscere, farle leggere, renderle compatibili, ma bisogna mettersi lì ad entrare all'interno della mappatura, non dico craccarla, ma più o meno, cioè mettersi lì a modificare dei parametri di sistema per il quale poi rischiate che un domani usate un altro controller nativo e non vi funziona. Poi ci abbiamo Engine o Engine, come lo volete chiamare, che è di Denon. Denon è esclusivissimo, a meno che non avete delle console che hanno fatto la joint venture, mi sembra Newmark e Denon insieme, che usano lo stesso software, ma di fatto Engine non è un software di mixaggio vero e proprio,
ma è un software per preparare il vostro DJ set con un controller Denon. La maggior parte dei controller Denon sono standalone, quindi chiavetta, filate e suonate. Il software è quello che vi serve per preparare la chiavetta, per far sì che la vostra console lo legga molto meglio in maniera istantanea, un po' come fa Rekordbox per quando si fanno le chiavette con i CDJ. Per ultimo ho ottenuto Virtual DJ, meglio, per penultimo ho ottenuto Virtual DJ. Virtual DJ perché? Perché è realmente stato il primissimo software sul mercato per DJ. All'inizio era un software molto semplice, per principianti, non aveva grosse funzioni, non è che non funzionava bene, per carità, funzionava, ma era proprio basico, 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 non aveva funzioni che i DJ volevano. Poi hanno fatto l'accordo con Hercules, nella storia, negli anni, hanno fatto un accordo con Hercules, per il quale il software ha iniziato a svilupparsi in maniera assurda. Quindi la leggenda del Virtual DJ è per principianti e non serve a niente, non è così. In realtà ha molte funzioni, ha molte più funzioni di Serato e Rekordbox, ad esempio, che sono i due capostipiti di questi software. Ha un'interfaccia molto semplice, quindi è molto semplice da usare. È per quello che molto spesso si scambia per il softwareaccio di quelli basici, ma in realtà non è così. È molto 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 funzionante, e con delle funzionalità che altri software attualmente si sognano. E il fatto è che è compatibile spesso solo con le Hercules. Non ci potete usare Numark, non ci potete usare forse Traktor sì. No, forse potete usarci qualche... Le Rekordbox sicuramente no. Le stesse console che funzionano con Serato, alcune sì, alcune no. È un po' restrittivo, dovete un po' vedere che cosa volete e che cosa può usare. Comunque con le Hercules è, diciamo, il loro software, cioè l'Hercules lavora molto bene su quello, sono progettate per quello. Per ultimo ho ottenuto DJ Pro dell'Algorithm, non sciogli lingua, scusate. Questo perché? Perché è l'unico software per DJ separato da tutti quanti, cioè lui non ha controller suoi, è un po' come Serato, ma al di là di Serato, cioè al contrario di Serato, all'interno di questo software, allora calcolate che la prima volta che lo scaricate sembra un software per bambini, cioè proprio non c'è niente. In realtà, quando lo scaricate, lui si abilita sulla versione light. La versione light, vedete, due giradischi bellissimi col braccetto che non serve a niente e le due tracce. Se andate nella modalità esperto, vi si apre il software, quello vero e proprio. Oltretutto è l'unico software che ha versione per computer fisso e tablet, quindi potete usarlo su qualsiasi piattaforma. Lo tengo per ultimo perché a livello di engine, proprio di struttura del software, è molto avanzata. Ha il Neural Mix, che praticamente in tempo reale riesce a separarvi la base dalla ritmica e dalla voce, e potete mixare a tempo, ad esempio prendere due tracce, in una tengo solo la base e la strumentale, tengo solo la cassa e la ritmica, e nell'altra tengo solo la voce e le mixo insieme, e riesce a farlo in tempo reale. La peculiarità di quel software lì è che funziona con qualsiasi controller. Questi pazzi dell'Algorithm hanno messo all'interno di quel software le mappature per qualsiasi tipo di controller, che sia Pioneer, che sia Traktor, che sia Hercules, che sia Numark, Reloop, Rain, qualsiasi tipo di software, cioè scusate, qualsiasi tipo di controller, questo software lo vede, lo ragiona e ve lo fa usare alla perfezione. Lo fa usare alla perfezione su quello che sono i tasti poi che vi andate a vedere. Quindi se usate un Rain e avete il tasto loop, quel tasto loop funzionerà come loop, non sarà una roba diversa. Allo stesso modo, se gli collegate una DDJ 1000, il tasto loop sarà il tasto loop. Quindi ha all'interno le mappature per tutto.
Ora vi ho fatto un cappello generale, adesso dobbiamo parlare di quello che vorreste voi. Scusate, di quello che vorreste voi, perché? Perché la cosa fondamentale, la prima cosa fondamentale è: io personalmente, a livello di DJ, che cosa voglio fare? Come voglio strutturarmi? Voglio essere un DJ guest in una discoteca? Voglio essere un voglio fare un DJ per le feste private, matrimoni, compleanni, tutto quello che volete? Voglio essere un DJ per Twitch, un DJ social? Che cosa voglio fare? A seconda di quello che volete fare, potrete scegliere il vostro software. Cosa vuol dire questo? Questo, come in tutti gli altri video che ho fatto, vuol dire che a seconda della vostra esigenza, qualsiasi cosa sceglierete andrà bene. Che sia la Hercules di primo livello, la Pioneer di ultima generazione, ultimo livello da 4.000 euro, piuttosto che il CDJ, sia che sia Denon, che sia Pioneer, che sia Gemini, a seconda di quello che volete voi, è quello che vi va bene. Se vogliamo parlare di software, abbiamo delle scalette da fare, per come la vedo io, per il mio pensiero. Io personalmente metto al primo software, metto al primo posto Rekordbox. Perché? Perché Rekordbox sta diventando uno standard. Ovvero, se so usare Rekordbox, so usare un CDJ. Quindi posso trovarmi tranquillamente in una discoteca, avere la chiavetta che ho fatto tramite Rekordbox con tutte le mie playlist, tutti i miei cue point, tutta la mia scala dei vari spettacoli che ho creato. La metto nel CDJ, in una discoteca, in un matrimonio, ovunque sono, e suono. Come suono sul Rekordbox? Suono esattamente con i lettori professionali. Quindi, per quello che è lo standard mondiale, ovvero dove vado trovo Pioneer, io Rekordbox lo metto al primo posto, è quello che uso tutti i giorni, è quello con cui ci lavoro, è quello con cui faccio le mie chiavette, quando vado a fare una serata uso le chiavette fatte da Rekordbox. Perché? Perché so che troverò dei CDJ della Pioneer. E questo è fondamentale. E oltretutto so che una chiavetta Rekordbox, è vero che perdo i cue point con le prime versioni, ma so che una chiavetta Rekordbox viene letta fino dai CDJ 900 Nexus. Quindi torniamo parecchio indietro nel tempo. Non avrò i cue point perché i 900 Nexus non avevano i cue point, ma se ho fatto bene la chiavetta e mi sono messo i punti sui cue point, mi sono messo i memory, anche il 900 mi darà tutti i memory che ho come se fossero dei cue. Quindi questo è quello che metto al primo posto. Al secondo posto ci metto Serato, perché attualmente nel mondo sta tornando parecchio di moda lo scratch, sta tornando parecchio di moda l'hip hop scratchato, tutte queste robe qua. Lo vediamo anche con le ultime console Pioneer. L'ultima console Pioneer, la Rev 11, la Rev, quella più basica, funzionano con Serato e sono prodotto Pioneer. Perché? Perché Serato per lo scratch è indiscusso campione. Lo usano anche nei DMC contest. Quindi voglio screcciare? Cioè, se la vostra idea è voglio fare club, e per carità anche Rekordbox va benissimo per screcciare, eh? Io ci screccio, non ho problemi, anche con la mia console non trovo problemi nello screcciare con Rekordbox. È molto reattivo, chiaro, poi ogni software dipende anche da che computer avete, ma è molto reattivo, funziona bene e viaggia bene. Serato è molto progettato per lo scratch, quindi anche chi produce i controller produce per Serato. Chi produce i controller per scratching, perché ci sono i Rain 12, i mixer della Reloop, lo stesso mixer, il DJM 7S, mi sembra, l'11S, una roba del genere, della Pioneer, è progettato per screcciare e funziona con Serato. Anche con Rekordbox, ma funziona anche con Serato. Poi ci metto Algorithm DJ, perché è il più completo, è quello che mi permette di dire: sai cosa c'è? Mi compro un controller Pioneer e uso Algorithm.
Perché? Perché so che posso usarlo con qualsiasi controller e che se vado a fare una serata, c'è cioè un solo computer e due DJ, con quello l'altro DJ può tranquillamente sovrapporsi e suonare con me. In più ha delle funzioni che sono molto grosse, che sono quelle del Neural Engine. Chiaro che stiamo parlando di Rekordbox e Serato, i due grossi. Algorithm è già un po' più di nicchia, a scendere andiamo sugli altri due, quindi diciamo che vi precludete il fatto di poter suonare in un con una console pro, una console standard che trovate in un locale. Vuol dire essere vincolati da serato in giù, vuol dire essere vincolati ad andare in un locale o ad andare da qualsiasi parte e portarsi dietro il proprio controller. Su questo non ci piove. Arrivare in console, trovare lo spazio per mettere il proprio controller, il computer, montare tutto, attaccare i fili e iniziare a suonare. Mentre invece se sapete usare bene Rekordbox, poi vi farò un video anche su come strutturare una chiavetta su Rekordbox, fate un passo avanti rispetto al resto, ovvero posso andare a suonare con una chiavetta e non mi devo portare dietro il controllo e sono più svincolato da quel punto di vista. Poi, a sorpresa, dopo DJ Pro ci metterei Virtual DJ. Virtual DJ perché ha più o meno le stesse funzioni di DJ Pro, compreso anche il Neural Engine, è molto semplice da usare e funziona più o meno con tutti i controller, funziona molto bene, è un buon software per avere il primo approccio e poi vi assicuro, vi farò vedere le schermate, adesso vi faccio vedere le schermate dei vari software, vi assicuro che ogni software è identico. A livello di struttura, a livello di schermata, alcuni hanno semplicemente i tasti spostati in un altro modo, cioè le funzioni sono spostate in giro per la schermata, ma la struttura generale è uguale per tutti, quindi con le mie tracce in basso, sul lato destro la colonnina con le tracce che matchano con quella che sta andando piuttosto che con la playlist che mi sono facendo, sono molto simili. Non per ultimo, ci mettiamo Traktor. Traktor è stato il mio primo amore. Funzionava da Dio, era stupendo. Ad oggi la Native Instrument sta puntando più sugli hardware, quindi sta puntando più sui controller che sul software. Il software è rimasto un pelino indietro, è molto restrittivo, funziona solo ed esclusivamente con i controller native, quindi sì. Provatelo, guardatelo. Oltretutto adesso hanno fatto anche la versione, oltre al Traktor DJ Pro 3, hanno fatto anche Traktor DJ 2, che è totalmente gratuito, c'è cioè sia per tablet che per PC, potete quindi iniziare anche a capire un po' di che cosa si tratta. Ultimo ci metto Engine di Denon, ma quello perché funziona solo con Denon, è un software proprietario Denon, quindi non ne ho mai avuto tanto a che fare. E non è un vero e proprio software di mixaggio controller, o meglio, sì, ma solo per le Denon. E la maggior parte delle Denon sono standalone, quindi piglio, attacco la spina, metto la chiavetta e funziona. Questo è il cappello generale, il preambolo di quello che potreste trovare nella giungla dei software DJ. Sono tre le cose a cui dovete pensare. 1. Cosa voglio fare della mia vita da DJ? Quindi che tipo di DJ voglio essere? Voglio essere un DJ che va in giro per i locali? Voglio essere un DJ di live streaming Twitch piuttosto che social per fare i reel? Voglio essere un DJ che si compra piano piano tutta l'attrezzatura, quindi vuol dire avere console, computer, tavolo, casse, microfono e vado a fare le feste private, matrimoni e così via? Una volta che avete scelto il percorso che volete intraprendere, potrete capire quale software iniziare a studiare. Io personalmente a tutti consiglio il Rekordbox, più che altro perché è uno standard. Quindi per qualsiasi tipo di DJ volete fare, Rekordbox ve li copre tutti. Perché Rekordbox vi copre il fatto di insegnarvi ad usare i CDJ, vi copre il fatto di poter fare feste private, vi copre il fatto di poter fare il DJ social.
tutti gli altri sono vincolati al controller che avete comprato, mentre Recordbox è l'unico che vi svincola da questo. Quindi io personalmente do come consiglio a tutti quanti Recordbox. Non è una marchetta per Pioneer, è proprio perché mi ci trovo bene, è uno standard, e quando vado a fare le serate in giro per l'Italia piglio la chiavetta e viaggio con una chiavetta grossa così e le cuffie. Questa è la mia sacca, c'ho le cuffie e le chiavette dentro, basta, non mi serve nient'altro. Quindi vedete voi, ora la nota dolente, o meglio la semi nota dolente: i costi dei software, perché ovviamente ogni software ha un suo costo. Recordbox e Serato sono in download gratuito, quindi potete già iniziare a guardarli. Non vi sbloccherà tutte le funzioni, non saranno tutte le funzioni sbloccate, avete dei piani tariffari a seconda di come volete procedere, ma a seconda del controller che comprate, una volta che lo collegate al computer, il software si sblocca. Quindi non lo pagate, o meglio, ci sono delle funzioni che se le volete in più dovete pagarle, ma la funzione totale del controller che avete comprato ve la sblocca direttamente il software senza dover sborsare un centesimo. Funziona come le iLock hardware di una volta, le chiavette hardware che non potevano essere craccate, quindi o avevi la chiavetta hardware che ti sbloccava il software o non potevi usare il software. Quindi questa è un'ottima cosa. Il DJ Pro invece va ad abbonamento fisso. Abbonamento fisso vuol dire che una volta che lo scaricate avete tipo 7 giorni di prova gratuita, dopodiché dovete fare un abbonamento. L'abbonamento c'è sia mensile che annuale, quindi vedete voi i costi. Mi sembra che comunque l'annuale costi intorno ai 50 euro, una roba del genere, non costa tantissimo. Poi ci abbiamo Virtual DJ, anche questo con la console viene sbloccato in parte, ma in parte va acquistato. Acquistato avrete due possibilità: un piano tariffario, quindi un piano mensile, annuale, o uno sblocco a vita. Attenzione, perché lo sblocco a vita l'ho letto ma non l'ho trovato, non si sa se ti dà l'aggiornamento a vita. Potrebbe essere che dopo un tot vi chiederanno un'integrazione di soldi per avere un aggiornamento con lo sblocca vita, mentre invece col piano tariffario classico, quindi mensile o annuale, avrete il continuo aggiornamento del software. Poi ci abbiamo Traktor, anche questo viene fornito con le console e viene sbloccato con le console, ma comunque richiede per avere, diciamo, il top, richiede un piano tariffario a vita. Engine di Denon è un software gratuito, potete scaricarlo tranquillamente, non ha nessun tipo di abbonamento, serve infatti soprattutto per crearvi le playlist da poi usare sulle vostre console Denon. Prima di finire il video vi lascio con delle piccole cose che hanno i vari software, tipo le funzioni di SoundCloud, Tidal o Tidal, come lo volete chiamare voi, le funzioni diciamo delle varie piattaforme audio. Abbiamo Traktor DJ 2, che funziona quasi solo ed esclusivamente, allora, su computer funziona anche con le cartelle interne, su tablet funziona solo ed esclusivamente con SoundCloud, iTunes e quant'altro, cioè collegamenti esterni. Per quanto riguarda Algorithm, funziona con tutti i social audio, ha anche il suo cloud e potete anche usare ovviamente la cartella interna di file sia su PC che su tablet. Serato ha le integrazioni social, quindi per social intendo i portali audio, ha le integrazioni dei portali, un po' meno rispetto agli altri, stessa cosa per Recordbox, meno rispetto agli altri, ma sia Serato che Recordbox hanno il loro cloud, che è sotto piano tariffario. Anche se vi comprate la console Pro, il cloud è sotto piano tariffario. Però
Cosa vuol dire questo? Che se voi andate in un locale e sapete per certo che c'è la connessione web, il controller che avete lì non vi serve, cioè non vi serve neanche portarvi la chiavetta, andate lì, il controller lo collegate al vostro account e vi scarica tutta la vostra playlist. Stessa cosa per quanto riguarda il passaggio tramite computer, telefono, perché Rekordbox ha la versione per telefono e non per tablet, potete spostarvi le vostre cose. Il telefono, la versione telefono la si usa con la DDJ 200, che è proprio primissimissimissimo livello dei controller Pioneer. Io detto questo non avrei nulla da aggiungere, vi lascio con qualche schermata dei software, vedrete che non c'è differenza, o meglio a livello visivo c'è pochissima differenza, sembrano uno la copia dell'altro, non si sa chi sta copiando l'altro. Finito questo, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto metteteci un like, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina. Vi ricordo che in descrizione vi lascio, e anche qua sotto, vi lascio un codice sconto per il nostro sponsor di base che è pianoroll.it. Qualsiasi cosa vi serve, casse, microfoni, cuffie, console, controller, vinili, qualsiasi cosa vi serve per il vostro lavoro DJ, potete andare sul sito, farvi il vostro carrello, mettere il codice sconto e voilà, il gioco è fatto. È un negozio fisico su Milano e potete anche comprare online con spedizione in 24-48 ore. Grazie a tutti quanti per essere stati qua, ci vediamo alla prossima, ciao!